Lunedì 20 giugno l'Ascom Confcommercio Faenza inaugura la nuova sede, nuovi uffici, tutta una grande ristrutturazione e anche un momento conviviale per incontrare le autorità. Un gesto di coraggio, un gesto lungimirante? Un gesto sicuramente lungimirante, di coraggio, è un coraggio comunque calcolato, nel senso che effettivamente quando ancora negli anni precedenti abbiamo provveduto ad acquistare la sede nuova, abbiamo fatto due conti e abbiamo visto che insomma ce l'avremmo fatta. Poi abbiamo lanciato la ristrutturazione, iniziato la ristrutturazione 7 giorni prima dell'avvento del Covid all'inizio proprio del 2020. Quindi è stata veramente una sfida nella sfida, ma ormai il dado era tratto e quindi non è che potevamo fermarci. Comunque è un grande orgoglio. È un orgoglio doppio perché questa sede in pieno centro storico, quindi noi confermiamo il nostro impegno nel centro storico e quindi continueremo negli anni a dare un supporto ai nostri associati. Nuovi uffici vuol dire anche più personale e più servizi? Il personale costa molto, quindi bisogna cercare sempre di razionalizzarlo al meglio. Certamente gli uffici fanno sì che si possa lavorare in maniera migliore sia da parte dell'utenza che da parte dei nostri collaboratori. Nuovi servizi sempre, dobbiamo essere sempre pronti a dare il meglio di noi stessi, la società evolve continuamente e quindi siamo qui pronti per accettare continuamente nuove sfide. Nella serata, oltre alla presentazione della sede, anche una serie di premiazioni, 10 aziende che hanno reso lustro alla città e anche all'associazione. Sì, ci sono 10 aziende che noi abbiamo individuato come particolarmente meritevoli perché hanno veramente una lunghissima storia alle spalle. Ci è sembrato giusto riconoscere in maniera così davanti a tante autorità, riconoscergli un premio, perché oggigiorno fare imprese è sempre più difficile. Riuscire a farlo per molti decenni è veramente una nota di merito. In un momento particolare Ascom Confcommercio Faenza inaugura la nuova sede. Dico momento particolare perché dopo 2 anni di pandemia, una guerra che ha alzato materie prime, costi dell'energia, è difficile oggi fare il commerciante. È difficilissimo, quindi la soddisfazione è ancora più grande perché qua sono davvero riusciti a mettere a sistema tutto quello che può essere un'associazione, quindi dare una mano alle imprese, esserci, ma al tempo stesso essere anche ben gestita proprio per riuscire a trovare poi le risorse per fare queste grandi iniziative. Il momento è difficile, come abbiamo detto prima, si tratta proprio di una tempesta perfetta, la possiamo definire, perché i consumi calano, i costi aumentano, ci sono problemi a reperire le materie prime, ci sono settori che davvero stanno soffrendo in modo particolare, però bisogna tenere duro e devo dire che i commercianti in questi anni hanno proprio dimostrato di avere una scorza durissima e di essere in grado di rialzarsi sempre. Qual è la forza che deve avere l'associazione per fare bene, per dare più servizi ai commercianti, per essere anche credibile? Deve soprattutto sapersi mettere al posto del commerciante, cioè cercare di capire quali sono le difficoltà che ogni giorno chi alza la serranda deve affrontare, quindi riuscire ad intercettare i bisogni forse ancora prima che i commercianti lo sappiano, e in questo credo che proprio Ascom Faenza sia davvero un'eccellenza, perché sono sempre riusciti ad avere vicini la propria base sociale e sono poi queste le basi fondamentali per riuscire a fare degli interventi come quello che oggi stiamo inaugurando. Tra l'altro, dai territori forse più piccoli è più importante ancora essere vicino ai singoli. Sì, bisogna davvero far capire che l'associazione è un valore, qualcosa in più. Non è la domanda che tanti si pongono: ma perché devo essere iscritto, perché mi devo associare, perché devo pagare una tessera? Ecco, quando si riesce a rispondere a questa domanda, perché si danno tutti i servizi e si riesce ad essere di fianco del commerciante, non c'è nemmeno più bisogno di studiarsi la parte prima.
una giornata di festa per la città. Ascom è una realtà estremamente presente su tutto il territorio della comunità, rappresenta tantissime attività produttive, imprese, commercianti a tutto tondo, direi persone che hanno vissuto 2 anni molto difficili svolgendo una funzione sociale prima ancora che economica produttiva, ed è anche dal punto di vista simbolico molto forte che nel momento in cui si riparte ci si struttura in modo nuovo per essere più forti di quanto si era in passato. Questa è una sede che permetterà ai nostri imprenditori, alle nostre imprese commerciali di avere dei servizi, delle opportunità diverse, più aggiornate, più forti rispetto a quelle che avevano prima. Il cantiere è stato lungo, importante, parliamo di superfici significative anche in zone di particolare prestigio storico-architettonico, poiché siamo sulle porte ovviamente del centro storico, un luogo molto bello anche da un punto di vista urbanistico che viene rigenerato. Credo che sia una occasione importante e che la nostra città sappia cogliere, no? In questa rigenerazione anche l'occasione per ripartire più forte rispetto a quanto si faceva prima. Ecco, l'Ascom rappresenta veramente una fetta sociale significativa di imprese che ci hanno dato una grandissima mano nel gestire questi 2 anni difficili e che oggi insieme a noi costruiscono il futuro. Una zona di Faenza che è destinata a cambiare ulteriormente viso, immagine. Sì, questa è una porta d'accesso al centro storico, strategico, estremamente strategico, che necessita di un aggiornamento nella sua funzione e nella sua forma. Per questo è oggetto, no, di un'analisi che oggi è in stato piuttosto avanzato. Da un lato stiamo lavorando per trasformare, diciamo, lo spazio antistante la sede Ascom con la corridestazione dei bus, delle corriere che si trasferirà nei pressi della stazione ferroviaria, creando un polo della logistica dall'altra parte. Questo libererà chiaramente opportunità, creerà anche spazi per nuovi parcheggi, un più facile accesso a questa zona, meno traffico. Dall'altro c'è il grande tema della caserma dei Vigili del Fuoco. Proprio questa mattina ho avuto un incontro con il comandante provinciale che segue in prima persona l'operazione. Siamo al lavoro per accelerare tutte le pratiche con l'obiettivo nel mese di gennaio del 23, al presenza del Ministero degli Interni, di mettere la prima pietra. Ecco, il lavoro di elaborazione progettuale va avanti molto velocemente. È chiaro che senza la caserma dei Vigili del Fuoco, senza le autocorriere, ci sarà un grosso alleggerimento del traffico, una più grande facilità di accoglienza e con spazi più adatti. Ecco, sarà un centro veramente rigenerato. Oggi è un giorno di festa quando si inaugura una sede, seppur ristrutturata. Sì, sì, assolutamente. Poi comunque stiamo parlando di una grande associazione di rappresentanza, in questo caso del commercio. E quindi credo che sia da un lato un fatto positivo, perché vuol dire che si investe, si guarda al futuro. Dall'altro, in una società così polverizzata anche in termini di rappresentanza, si sa quanto io tenga a garantire, a dare ruolo e valore alle parti sociali, perché senza di loro il rischio è che ognuno di noi che governa dovrebbe confrontarsi uno a uno con ogni cittadino, e questo non è possibile, per quanto io ci tenga al rapporto con i cittadini tutti i giorni. Ma avere associazioni che rappresentano una categoria aiuta a raccogliere quelle che sono le priorità, le necessità di confronto, di valutazione. E quindi, insomma, questi anni sono stati molto importanti, perché col patto per il lavoro e per il clima con tutte le parti sociali, e questo è un caso unico in Italia, a partire da Confcommercio abbiamo saputo fare squadra e trovare le priorità che meritavano di essere affrontate. Come si fa a essere ottimisti in questa situazione per i piccoli commercianti? Siamo una terra dove mediamente, questo è un vantaggio dal punto di vista delle nostre caratteristiche, che anche nei drammi e nelle tragedie si tende a lamentarsi poco e a rimboccarsi le maniche. Io penso peraltro non ci rimane altra strada, perché puoi sfogarti pure, ma poi se non c'è qualcuno che ti risolve i problemi ti rimangono tutti. Noi dobbiamo dare il nostro contributo. Certo, c'è un problema globale, mondiale, di questa guerra assurda, ingiustificata, che sta aggravando quella pandemia energetica che era cominciata qualche mese prima della guerra.
l'inflazione che galoppa ed è un problema serio per le famiglie, per le imprese. E poi c'è questo tema della siccità che aggiunge problema a problema. Però abbiamo da un lato tante risorse nel PNRR, così come nei fondi settennali europei. Siamo una regione che continua ad avere un export straordinario e una crescita che comunque rimane la più alta nel paese. Sarà un anno di turismo boom, vedrete che il problema sarà avere il personale più che avere i turisti. E dobbiamo cercare di fare il possibile, augurandoci che chi poi ha i ruoli, le competenze, per cercare da un lato di fermare la guerra e dall'altro di dare un contributo dall'Europa, dal governo ai territori, ci dia una mano. Insomma, io cerco di fare il mio, però io sono tra quelli che vuole guardare con fiducia al futuro, cercando di non scartare i problemi che abbiamo. Dottore, oggi è un giorno di festa perché chi ristruttura, chi propone una novità e ci prova nel mondo del commercio deve meritare un applauso. Io ho detto che quando si aprono nuove sedi, questa è una sede rinnovata, tra l'altro molto bella, bellissima, è sempre un fatto estremamente positivo. Ho ricordato che a Faenza verremo, spero, prima della fine dell'anno per la prima pietra del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco. Vedere questa nuova sede ristrutturata mi apre il cuore, quindi io ho dato la mia presenza, ma ci ho tenuto a testimoniare che bisogna andare avanti. I problemi sono tanti, oggi li ha ricordati il presidente Bonaccini nel suo intervento, anche il sindaco Isola. Andiamo dal caro carburante al problema delle tante difficoltà che vivono le aziende oggi, la guerra in Ucraina, e mai come questa volta abbiamo tante risorse, tante commesse, eppure si mette la gente in cassa integrazione, quindi qualcosa non quadra. Io sono per la politica dei sì. Questo paese in passato ha detto troppi no, lavoriamo insieme perché dobbiamo superare queste difficoltà con l'aiuto di tutto. Il prefetto ci mette la faccia ed è qui per supportare le aziende e le associazioni. Direttore, nuova sede in una splendida sede, anche storica. C'è un piccolo anniversario che è stato ricordato oggi, 400 anni dalla nascita di questo chiostro. Sì, questo secondo chiostro del complesso San Francesco ha avuto la sua prima pietra posata nel giugno del 1622 e ci piace così, questa casualità ha voluto che 400 anni esatti nel mese di giugno del 2022 noi completassimo questa operazione importante di ristrutturazione, lo abbiamo riportato agli antichi fasti, quindi siamo contenti di questo. Cosa cambia nella sede? Ma la sede adesso è una sede molto più funzionale, razionale, negli spazi, nelle superfici. Abbiamo finalmente anche una serie di servizi adeguati alle imprese, quindi dai servizi tradizionali che la nostra associazione ha sempre fornito, ma possiamo fare anche cose di più, cose nuove. Do un'anticipazione, nel mese di ottobre prenderà il via presso questa sede anche una piccola scuola di cucina e da barman. Quindi questo è possibile perché abbiamo potuto avere degli spazi in più, li abbiamo attrezzati perché questo potesse avvenire. Quanti metri quadrati avete ristrutturato? Sono 2300 metri quadrati dell'intero complesso, quindi i tre lati del secondo chiostro del complesso di San Francesco sono stati ristrutturati, oltre a un migliaio di metri quadrati di area cortilizia. Quindi si pensa in grande, ci cerca di essere ottimisti nonostante la situazione? Ma la situazione non è facile, io dico sempre che le imprese hanno bisogno di assistenza e consulenza, noi ci proponiamo, se abbiamo fatto tutto quanto questo perché all'interno di ASCOM c'è veramente un gruppo di collaboratori che sono eccezionali, bravissimi, hanno capacità professionali fuori dal comune e questo sicuramente aiuta anche ad attrarre gli imprenditori che vogliono sentirsi seguiti sempre meglio.